a parlarvi a Roma dei festeggiamenti, grandi festeggiamenti in corso per i 170 anni della Fondazione della Polizia di Stato, presente anche il Presidente della Repubblica Mattarella che sottolinea il ruolo decisivo della Polizia anche per la ripresa economica nel lavoro di contrasto alle infiltrazioni mafiose. Andiamo a collegarci con Giuseppina Testoni e Marco Aquili. E così Laura, buongiorno dalla terrazza del Pincio dove si è conclusa proprio pochi minuti fa questa cerimonia solenne per i 170 anni della Polizia di Stato. Ci sono ancora molte persone che stanno per andare via, mentre sono già andati via le autorità che erano sedute in questo palco che è stato allestito per l'occasione proprio qui alla terrazza del Pincio. Tra di loro, tra le autorità, c'era anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. I momenti più toccanti della cerimonia sono stati proprio il conferimento delle medaglie al valor civile, al merito e alla memoria a diversi agenti che si siano distinti in operazioni di servizio. Alcuni di loro hanno anche perso la vita, le medaglie sono state conferite ai parenti. Ci sono stati degli sportivi, tra cui l'olimpionico Mark Jacobs, che sono stati premiati, e poi il conferimento della medaglia, sempre da parte del Capo dello Stato, anche alla bandiera della Polizia per questi 2 anni di pandemia durante i quali gli agenti della Polizia di Stato si sono distinti a garanzia della tutela della salute delle persone. Poi appunto Mattarella ha anche aggiunto il ruolo fondamentale nel prevenire i crimini per quanto riguarda la gestione dei fondi del PNRR, dunque i crimini economici, insomma evitare che questi soldi cadano nelle mani della criminalità organizzata. Vedete proprio in questo momento i festeggiamenti, le foto di rito da parte dei vari reparti della polizia qui alla terrazza del Pincio. Tra gli interventi più importanti c'è stato anche quello della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. Anche lei ha parlato delle diverse sfide che la polizia si trova davanti in questo momento, delle sfide poste anche dalla guerra in Ucraina che potrebbe mettere a rischio la nostra tenuta sociale ed economica. Allora io vi lascio con queste immagini, poi sentiamo le parole della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e infine vi restituisco la linea. Sul fronte economico e sociale che la guerra ha aperto anche per i riflessi sul mercato energetico e sull'approvvigionamento di materie prime potrebbe determinare un pesante impatto sulla produzione industriale, sulla crescita economica, sui livelli occupazionali e quindi sulla tenuta sociale del paese, dove si aprono divisioni, separazioni, là si è chiamati a unire, a fare coesione.